Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video, un saluto da Gigi ed oggi siamo qui ritornati su Fortnite per giocare un'ora nelle Ranked Reload. Difficilissime, le abbiamo già giocate l'altro giorno ed è praticamente più complicato delle Ranked classiche in battaglia reale, quindi vediamo un po' quello che riusciamo a combinare, anche perché siamo in coppie riempi coi random praticamente. Concedetemi un po' di paura. Prima di continuare col video, però ovviamente come al solito vi ricordo di utilizzare il mio codice creatore GGYT tutto grande, tutto attaccato nei negozi oggetti di Fortnite. Mi raccomando ragazzi, è davvero fondamentale per supportarmi, quindi controllate sempre che su supporto in creatore ci sia scritto GGYT tutto grande tutto attaccato, anche perché ogni due settimane il codice scade e dovete reinserirlo. Grazie per il cuore a chi lo farà, è fondamentale per supportarmi. Inoltre io vi ricordo che se ancora non avete completato i 50 livelli account per sbloccare gratis la skin felina, potete sempre cercare qui in alto a sinistra la lente di ingrandimento GGYT per giocare le mappe che abbiamo creato in creativa 2.0 per farmare un sacco di esperienza di XP, quindi per farmare livelli. Ci sono un po' di mappe, Only Up, le Prop Hunt, l'1v1 che potete giocare anche da soli per allenarvi, buildando e tante altre cose carucce. Detto questo ragazzi, lasciate un bel mi piace per supportare, magari gioco per un'ora anche in Reload Ranked. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto per non perdervi tutti i prossimi contenuti. Mettiamo pronto, facciamo anche partire il cronometro e vediamo un po' cosa riusciamo a combinare. Ok ragazzi, siamo con attacco tremante. Va bene, va bene, va bene. Allora io inizialmente aspetto sempre il loro ping. Va bene, ok, andiamo al rifugio ritirato. Mi piace, anche perché non mi voglio fare troppe partite a pinnacoli, che sennò impazzisco. E vediamo un po' se con attacco tremante riusciamo a fare davvero un'ottima partita. Io già mi accontento di qualcuno che non quitta appena muore, che qualche partita in riempi l'ho fatta e la gente mi quitta anche dopo la prima morte, nonostante Mario sia ancora in vita. Vabbè, ma anche già il fatto che ha pingato e sta venendo al ping mi sta facendo emozionare, quindi GG per il bro. Però c'è un botto di gente ragazzi, che è diventata qua il rifugio, è diventato best land di Reload. Io atterro con calma qui raga, certo ho trovato solo il Famas, stiamo messi con le pezze, però vediamo un po' quello che succede. Ah, lui è andato proprio lì dove aveva pingato. Giustamente. Il bro, raga, l'hanno killato. Diciamo che me ne vado. Perché sennò qua potremmo lasciarci direttamente la pelle. Ok, non ha quittato però il bro. Sta rimanendo a giocare. Ripeto, questa già è una gran cosa. Già è una gran cosa per noi. Per me, ragazzi, è che non ho armi neanche per me. Quindi figuriamoci. No, sta tornando lì, raga, però. Sta tornando lì. Questa cosa potrebbe essere un problema. Perché, insomma, diciamo che va bene volersi vendicare, ma potrebbe essere molto pericoloso, visto che c'è un botto di gente. È tornato proprio lì. Ah, no, no, ok, sta di qua. Va bene, in realtà gli volevo dare lo shieldino. Ok, grande bro. Io per ora non ho ancora fatto niente. Lui già è morto una volta e ha fatto una kill. GG. Aspettate perché in realtà gli vorrei da... Ok, no, mi sa che si sta facendo gli scildini. Passi. Ok, preso pure troppo danno in realtà, visto il livello del player. Ormai lo scildone gliel'ho tirato a lui, ma va bene così, almeno se l'è fatto lui. Ok. Ah, ammazza che fortuna. Io non ho capito se lui sta... buono il cecchino. Il tuo soprattutto potrebbe essere cosa buona e giusta. Ok, mi prendo gli scillini. Ma il cecchino se l'è preso lui? No, 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 occhio. Dove è andato, bro? Ok, provo a seguirlo almeno. Allora, l'ho resso. C'è il medikit, aspetta, te lo prendo io. Ok. No, non ho buildato tra me e lui. Ok, meno male che era di nuovo la Jules. Ok, 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 ok. No, raga, ma col caccia. Mi ha one-shottato col caccia in headshot. Ma che sfiga. No, raga, non ci posso credere di essere morto così, veramente. Voglio piangere. Dove sei, bro? Cioè, ti giuro, non lo so, mi ha fatto innervosire sta morte. Mi ha fatto veramente innervosire. Stavo nel chilling e questo è venuto qui a rovinare tutto. Io non ho parole. Dov'è questo? Mi sembrava anche abbastanza scarso in realtà. Ecco. Sì, va di nuovo col caccia! No, col fucile pesante. No, è il Prime. Col Prime, regà. Ma perché? Ma che fa sto rumore il Prime? Ma sapete, non mi ricordavo facesse sto rumore il Prime. Bro, lo sai che potresti... Esatto. No, occhio, 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 bro. Questo è il caccia. Non me posso mettere qua sopra, Vabbè. Pensavo ci fosse il muro.
Pensavo ci fosse il muro, ragazzi. Che brutta morte, regà. Cioè, sono morto due volte da questo, che era pure scarso. Allora, vediamo un pochettino il recupero dei risultati. Beh, 4 kill almeno l'abbiamo fatte. Però undicesimi. Vabbè. Dovremmo ancora beccare gente non troppo scarsa. O meglio, non troppo forte, scusate. Allora, raga, no, non ci credo. Vabbè, andiamo a perdere a Pinnacoli. Aufrecht Proband. Ovviamente l'avrò pronunciato male. Chiedo scusa a tutti coloro che sanno come si pronuncia quel nick. E andiamo a Pinnacoli, va bene, fra. Che dobbiamo fare? Ah, sono atterrato subito qui. Magari riusciamo. Godo per due. Ok. Raga, quello che ho killato lì mi sa che non me lo riesco a prendere. Quello che ho killato lì non me lo riesco a prendere. E non mi conviene neanche andare a pushare, perché insomma dobbiamo ancora lootare un bel po'. Ma il bro perché è atterrato qui? Si voleva vendicare? Cioè, non ho capito. Che voleva fare? Perché è venuto qua così tutto cattivo? Cioè, ma l'ho sentito proprio che è venuto qui diretto. Ok, raga, lì c'è. Ah, ma sta proprio qua. Dov'è il mio compagno? Bro, ma dove stai andando? Niente, il bro mi ha abbandonato. È quel classico bro che ti pinga Pinnacoli, ma poi è il primo che se ne va. Vabbè, no. Questo, raga, mi ha pushato abbastanza aggressivo. Quindi direi che proviamo ad evitarlo per adesso. Mi è sembrato abbastanza tosto. Se poi arriva pure il compagno è finita. Raga, provo ad avvicinarmi da lui. Però diciamo che qua c'è un bel po' di loot, quindi potrei anche aspettare un attimino e lootare. No, raga, c'è qualcuno che sta arrivando. Ma è sempre quello. Oh, ma che c'ha i cheat per vedere dove sto? Cioè, mi ha beccato pure qui. Ma com'è possibile? Cioè. Vabbè, bro. Allora sarai tu che raggiungerai me. Tanto qui c'è un bel po' di loot. Che te devo dire? Tanto. Ma dove vai, bro? Vieni qui. Niente, se ne arriva lì. Vabbè, lui pinga lì. Va bene, fra. Fai quello che te pare. Fai quello che meglio credi. Io, regà, ho pure tolto i paracadute pensando e tanto lui venisse lì. Mazza, è il liscio bruttissimo che ho fatto. Ah, la cosa buona barra brutta di questa modalità così in ranked è che ovviamente le kill credo valgano tutte a livello di punteggio, no? E c'è tanta gente che a terra non ha nulla, ti pusha a casa e ti regala sostanzialmente punti. Quindi, cioè, le kill sono più una questione di fortuna che di bravura, cioè mi viene da dire così. Poi ovvio, le skill, la bravura, eccetera, eccetera, ci vogliono sempre, non sto dicendo questo. Però ecco, cioè, tipo a me quello lì mi ha regalato due kill praticamente, oltre la prima, che vabbè. Cioè, tu seriamente non hai trovato altri scidini? Ma sta fermo? Ah no, ok, l'ho trovato. Ok. Ma io le cura bomba quasi manco gliele tiro. Cioè, sta a far monello, sta veramente facendo il monello. Ma perché sprecare le impulsi così? Ma dove devi andare? Eccone un altro. Ok, vabbè, il bro mi darà una mano il bro secondo voi? No che no, ovviamente. Con che mi ha preso col pump? Ovviamente non mi viene a dare una mano il bro. Mannaggia la miseria, lui usa l'impulso per andarsene. Ma dove vai? Eccolo, vediamolo un po', all'opera. Che cosa sta facendo? Ah, lui si è boxato. Belli gli edit fra pro player, FNCS champion, contrattino. Ah, vabbè. Tanto sarò inutile. Cioè, si è anche avvicinato lui, no? Si era anche avvicinato così proprio per rendergliela facile la serata in volo. Ma che pensi che facciano questi che non me laserano mentre sto in volo? Ora scappa. Meno male. Forse era meglio se lo facevi prima. Ah. Che poi la cosa bella è che se me fosse venuta ad aiutare subito, ce li bombavamo. Io il primo me l'ero bombato, ero rimasto pure con 100 di vita, ero rimasto. Vabbè, ma che ci fa l'assalto? Cioè, raga, c'ha l'assalto di coso nel box. L'assalto di Tony Stark. Bro, io mi sono venuto a prendere del loot, però mi devi dare una mano. Cioè, che devo fare se no? Ce la fai a tenerlo un attimino in... Ok, bravo. Oh, così, bro. Vicini, uno accanto all'altro. E ce la portiamo a casa. Che ne dici? Allora, aspetta. Vieni, fra. Vieni. Dove vai? No! Ah, mi sa che si doveva curare la vita. Vabbè, ci può stare. No, bro, ma non ci faccio niente con quello. Cioè, che ci devo fare? Già non me lo prendo in battaglia reale, figurati qui. Ma, allora, siamo tre team, quindi io aspetterei anche un attimino in realtà, anche perché comunque io non sono messo proprio benissimo, quindi voglio dire, prendo anche il prime.
come pump che ci sta sempre. Ok, c'è gente qua. Attenzione. Ma tanto i cosi ci sono ancora. I reboot. Ah, questo è quello che mi stava a pushare prima prima. Non gli spara, non gli spara. Aspetta, fra. Io mi dimentico sempre che i cecchini ormai funzionano. Eh no, no, ce n'ho già tre, ce n'ho già tre. Ce n'ho già tre. Ah, vabbè. Spero, ah, spero abbia capito. Dov'è? Ma... vabbè, mi ha dinkato subito. Incredibile. Non ci credo, siamo finiti nel panino più grande del McDonald's. Ok, spero si fightino un po' fra loro. Che cos'era sta roba? Perché l'ha giocata così? Ma dove sta andando? Ma perché se ne sta andando senza di me? Ma fammi un... ah, ha pushato quelli. Ma perché li ha pushati? Si stavano rompendo le scatole fra di loro. Ma perché? Vabbè. T'hanno full laserato. E mo ci pushano a noi. Sei contento? Io dovrei lanciare gli scildoni, ma... no. Spero si rompano le scatole fra loro. Mamma mia. Ok, no, non ho capito perché i team non abbiano pushato noi comunque. Perché potevano tranquillamente pushare noi. No, non so neanche perché io gliel'abbia dato sto scildone. L'altro non glielo do assolutamente. Ok. Ora si pusha, bro. Ora si pusha. Sì, vabbè, si è salvato con uno di vita quello. Si è salvato con uno di vita, letteralmente. Si è salvato letteralmente con uno di vita. Mi ero fatto full team, raga, praticamente. Mo quello respawna pure. No, raga, ho sparato. Resisti, resisti, bro. Ho preso la scala! Che scarso che sono! Ho preso la scala, ho preso... mannaggia a me, mannaggia. Gli altri, raga, è respawnata adesso. Adesso l'hanno tolti. Io mi andrei ad aprire quell'airdrop, ma come faccio? Mannaggia la miseria, raga. Ci eravamo tolti un team, non era per niente male, eh. Non era veramente per niente male. Quelli stanno sparando agli altri. Che stanno lì messi maluccio. Sì, stanno lì, però dobbiamo stare attenti. Bro, grazie. Vabbè. Dove sta andando? Ma no, 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 aspetta, volevo aprire l'airdrop. Ok, arrivo, arrivo, arrivo. Visto che ne ho trovato un altro, te lo lancio. No! No, c'è la... oh, vabbè. Ma stavamo così bene là sopra, no? Ma perché? Ok, ok, se ne sta andando. Ok. Raga, che dobbiamo fare? Forza così. Ma perché ci vogliono rompere le scatole? Siamo messi bene. Ah, ecco perché. Perché ci vogliono pushare. Ok. Ok, i bro se ne sono riandati? Mi sa di sì. Ah, mannaggia la miseria, mannaggia. Bro, ho capito che stanno di là, ma... io su quelli ho la visuale... perché non mi edita qua? Vabbè. Stanno lì giù, eh. Cioè abbiamo quelli lì e questi di qua. Allora, capiamo. Certo, le safe le potrebbero fare un po' più veloci queste finali, eh. Le potrebbero fare molto più veloci perché non è la prima volta che mi si crea una situazione... ma bro, ma t'avevo dato uno shieldone e lei... no, raga, io non glielo ridò. Cioè, io uno shieldone me lo voglio tenere. Cioè, sta continuamente perdendo shield questo. Cioè, che gli devo fare? Cioè, già io ho fatto da ambulanza troppo spesso. Quanto godo. Ma non ci credo, raga. Sti res di mezzo secondo, mannaggia la miseria. Sti res di mezzo secondo. Ma bro, dove vai? Bro, dove vai? Il bro era partito. Il bro è partito. Cioè, mi ha totalmente lasciato da solo. Prima pure... pure io sono partito prima a pushare. Niente, infatti c'è morto. Ma certo che ci sei morto, fra. Ma quelli si saranno curati, no? Poi manco se ne sarà accorto e mi hanno pushato quegli altri a me. Cioè, io almeno me ne sono andato in un momento in cui sapevo che lui poi stava lì tranquillo da solo e che se voleva poteva raggiungermi. Di sicuro se fossi stato un fenomeno l'avrei killati quei due quando l'ho pushati, quindi per carità, anche errore mio. Però, insomma. O comunque quei due è la seconda volta e me si salvano così, Cioè, incredibile. Quella sirena l'avrò atterrata 6 volte col cecchino. Quell'altro me si salva sempre one shot. Ah, pure quittato? Spero di no, spero. Spero veda la mia grandissima vittoria reale. Incredibile. Dove stanno i massegnati i passi qua? Ok. Non ci credo. Mi son pure fatto sentire. Mi son pure fatto sentire, raga. Ok, stanno andando ancora più là.
Regà, non dovevo missare quella cecchinata. Ma tanto vince quest'altro team qui, eh. Vince quest'altro team qui, che però spero stia pushando. Io ho solo un altro movement, quindi è un casino. Diciamo che è davvero un macello. Spero di riuscire ad arrivare in safe senza beccarmi delle laserate importanti. Ok, non voglio neanche buildare per non farmi beccare, eh. Dai, vabbè, mannaggia a me, però. Se devo stare un attimo buono, devo aspettare che mi si avvicinasse ancora un po' di più. E stavolta non mi scappi, però, eh. E stavolta non mi scappi. Sì, vabbè. Ma quell'altro, ma con cosa mi ha laserato? Niente, alla fine sto mino mi doveva killare. L'ho lasciato 3 volte one shot. Alla fine doveva riuscire a killarmi. Che nervoso essere arrivato terzi con sta duo che mi stavo bombando dall'inizio della partita. E lo sapete qual è la beffa? La vera beffa? È che mi ha killato perché quell'altro mi aveva laserato. Ma tra l'altro con che armi mi hanno sparato quelli che hanno sciolto il muro come se fosse burro? Cioè io mi ero coperto, ragazzi. Mi ero coperto, ma mi hanno proprio sciolto come se fosse burro. Mannaggia la miseria. Ragazzi, siamo con LKS Fire. Let's go. Ma prima non è andata male, eh. Non è andata male veramente per niente. L'avessimo gestita un attimino meglio, la potevamo anche vincere, ma parlo anche proprio in combo col compagno. Però, vabbè, è andato come doveva andare. Madonna, ragazzi, quanto è laterale il taglio del bus. Allora, io come al solito aspetto il ping del compagnuccio, vediamo che dice. Allora, il bro non sta pingando, quindi non so se magari provare tipo a pingargli io, tipo se ti dico... pinnacolo. Ok, vabbè, però ha cambiato, eh. Abbiamo pingato nello stesso momento e poi lui ha pingato verso parco. Va bene, Fire, è veramente stimabile quello che hai fatto. Dai, andiamo. Vabbè, le mie prime 3 armi, ragazzi. Le mie prime 3 armi. Ok, un pump, va bene. Il più schifoso che c'è attualmente in reload, ma va bene. No, passi, raga. Ok, squadra eliminata, perfetto. Mi sa che il mio compagno sta... Ah, se l'è bombato, grande. Ok, perfetto. Aspetta, ma mi prendo il cecco. Mi prendo il cecco e mi tengo questo. Dovrei prendermi i colpi del cecco, eh. Oh, non mi ricordo come si fa per dirgli tipo... Ehi, bro, mandami dei colpi di cecchino. Non mi va neanche di perdere tempo a cercare. Ah, sì, ok, che così mi fullo. Ma giustamente pure prima ho beccato delle cura bomba e non ho fatto niente, vabbè. Ah, ecco, tipo qui, richiesta. Mi serve un'arma... No. Colpi. Area bottino. No, boh, vabbè, non lo so. Non so come si fa. Cioè, che poi in realtà un tempo lo sapevo fare, ma mo... Cioè, sicuramente in quel menu lì, ma non mi va di rischiare di perdere tempo e morire per colpa di questa cosa. Anzi, comunque c'è stato più casino a rifugio che a... che qui a Pinnacoli. Sì, a Pinnacoli, a Parco Pacifico. Incredibile sta cosa. Allora, raga, ci abbiamo... Team qua, ok. Dimmi che c'aveva dei colpi cecchino. No, non c'aveva dei colpi cecchino. E niente, ragazzi. Cioè, praticamente il mio cecchino sarà inutile. Sparerà a salve, praticamente. E andiamo, bro. Se puoi andare, per me possiamo andare. Ma? Ok, gli abbiamo fatto un bel po' di danno. Ok, pure quelle one shot. Ok. Vai. No. Let's go. Vai così. Qua abbiamo fatto un bel push qua col nostro compagnone, eh? Niente colpi secco però. Vabbè, questo è un destino. È il destino che ha detto: senti G, io ti dico, oggi non ti faccio usare i colpi del cecchino, quindi niente cecchino per te. Va bene. Li sento, bro. Li sento. Un bel 50 io ho tirato, eh. Dai, andiamo. Bello aggressivo, però al punto giusto. Cioè, nel senso, non sta pushando a caso. Cioè, ci stava a provare a holdare questi, perché... Bravissimo, mi sa che l'ha killato lui, quello lì che poi avevo messo io one shot. Vai che white, perfetto. Oh, alla grande, ragazzi, con Fire qui stiamo andando. Molto molto bene, molto molto bene. Vi dirò di più, mi tengo comunque il vampa leggendario a sto punto, molto forte. Allora, stanno fightando lì di brutto. E siamo di nuovo 3 team, eh. Di nuovo 3 team, ragazzi. Sembra fatta apposta. Allora, qui in realtà non mi muoverei come sta facendo lui. Però vuole andarli a pushare e ci può stare. Vai, gli abbiamo rotto lo shield. Nel senso, io gli ho fatto un 36, ha fatto tutto lui. Vai, gli metto pressione. Gli metto pressione, insomma.
Insomma, gli ha detto bene però a questo, eh. No, che mi ha lasciato solo il bro? Ok. Bello lo Scar. Raga, questi mori nascono. Guardate, già l'ho visto sto momento. Già l'ho visto sto momento. Però ti fai lo shield, per favore? No, no, così no, però. Ma guardate sto maledetto. Si è andata a riprendere tutto. Si è andata a riprendere questo. Non dovrebbe cadere. No! Vabbè. Bro, arrivo. Mi devo fare gli shield, Mannaggia. No, che c'erano gli shieldini qua sotto? Mi sa di sì. Mannaggia. Vabbè. E niente, raga, purtroppo quello mo se li riesce ad andare a prendere le armi. Perché poi c'è... No, bro. Mannaggia. Ferma, devo ricaricare le armi. Raga, gli stanno sparando. Ma guardate sto rompiscatole, oh. Stiamo noi nel panino, purtroppo. Purtroppo stiamo noi nel panino. Mi fai salire. Ok, vabbè. Niente, ci hanno proprio rotto le scatole tutte e due i team, purtroppo. Ma se mi dà fastidio, ragazzi, è che così in endgame è la stessa situazione di prima. Abbiamo un team che abbiamo laserato più volte. Che poi però mo si sta salvando di continuo. Come prima, appunto, ripeto. Quello... No, bro. Ricaricati tutto, ricurati. Raga, io come prima uno shieldone me lo tengo, Ah, bro, che volevi fare? E one shot. No, raga, deve morire. Godo. Raga, quello qua sotto dopo la kill ci ha lasciato solamente gli scildini, ma... In realtà, bro, potevamo anche provare a lootare dentro qui la casa, No, non mi dire mi sta lasciando, se ne sta andando. Se ne sta andando via per conto suo. Sta lootando per conto suo. Che per carità, arrivati a questo punto ci può stare, però. Allora, fermi tutti. Dov'è l'ultimo team? Dobbiamo innanzitutto... Eccoli lì. Ok. Io apro l'airdrop, bro, e vedo se ti trovo delle cose. No, vabbè, si sta fullando in realtà. Comunque si sta a mettere quasi meglio di me. Ti stanno mirando tutti. Cioè, tipo stavano lì col cecchino ad aspettarti. Niente, lui di nuovo si è riscoperto. Guarda come lo cecchinano, Ok. Poi mi ringrazierai, bro, anche se non saprai mai quello che sto facendo per te. Ok. Vediamo un po' di aprire anche questo. Che altro... vabbè. Volevo trovare dello shield, ma va benissimo anche questo cecchino. Allora, ho un cecchino anch'io. Se tipo lui si scopre... Eccolo, e lo puntano. Io potrei cecchinare. No, raga, ho visto che si erano tipo editati. Da chi ha provato a cecchinare? Mi ha preso lo Scar, però va bene, tanto sto col cecco ormai. Ah, grazie, frate. Molto bene. Molto, molto bene. Golosissimo. No, però non mi rubare quello spot, bro, che io c'ho il cecchino. Tu... Ok che c'è la mammut, però col cecco posso fargli più male. Cioè, vedete, ste tempeste le devono un attimino accelerare. Cioè, non è un caso che mo so già 2-3 volte che ci fermiamo così in end. Ok, 121. Ho sparato, ma poteva essere un headshot se avessi preso un po' più di secondini per mirare. Ma perché erano fuori? Bravissimo. E l'altro dov'è? È rimasto lì dentro? Sì, è rimasto lì dentro. Raga, ma che cosa sto vedendo? Da lì dietro. Mamma mia, se lo prendevo, raga. Let's go, raga, ma abbiamo proprio dominato. Abbiamo proprio dominato, ragazzi. Che partitone, che partitone. Quindi ci siamo riusciti a portare a casa anche una partita. Cioè, quasi insperata in realtà come cosa, Quasi insperata, va bene. Ok, 15 kill di squadra, 15 kill, non poche.
Allora, vediamo un po'. Argento 3. Addirittura, ragazzi, stavamo per fare quasi... che c'è sta oro. Ma io quasi quasi proverei a confermare. Vediamo se fa... ha confermato pure Fire. Incredibile. Regà, che famo? Cioè, nel senso, andava confermato. Ho detto che avremmo cambiato, fatto, eccetera. Ah, vuole scendere subito? Va bene. Vuole scendere subito. Mi ha dato neanche un attimo. Va bene. Però, raga, cioè, abbiamo giocato talmente bene che era veramente un peccato dropparlo così, ragazzi. Cioè, era veramente peccato dropparlo così come compagno. Si può entrare? Non si può entrare una volta dentro ste fessure, eh? Ho visto un pump. Allora, vediamo un po'. Glielo pingo se gli interessa. Ma non credo in realtà, perché insomma, ripeto, è il pump peggiore di reload in questo momento, a mio modo di vedere. Oh mio Dio! Ma bacetti per lui! Ah, aspettate. Aspettate, perché qua, devo fare lo shieldone. Non mi va di sprecare mo sto spassa che mi ha dato il mio nuovo compagno. Ma perché stanno tutti qua sopra, raga? Non l'ho capita sta cosa. Posso... No. Ma quindi stava sotto. Vai. Bravissimo. Ok. No, raga. Mi sa che non l'ho preso con lo spass quando l'ho hittato. Raga, mannaggia. Ah, ma poi sono in due. Non era quello che gli ha killato il compagno lui. Allora droppo. Mannaggia, qua ho sbagliato io. Cioè, più che altro lì c'era quella mezza porta aperta, non aperta. Quello mi è riuscito a fare un danno incredibile. Mannaggia la miseria, mannaggia. Proviamo lì? Se c'è qualcuno, non c'è nessuno, non lo so. Vediamo. Lo so. Fra, ma non c'ho armi. Che mi invento, che gli sparo. Cioè, nel senso, l'arma ce l'ho pure. Però avete capito che intendo. Cioè, che sto messo malissimo. Capirai, sta arriva pure la tempesta, raga. Quindi mi faccio subito lo shieldone e mi porto il medikit. Però, il medikit dovrei anche darlo a lui, in realtà. Eccomi, Fire. Allora, arrivo. Eccomi qui, Fire. Tieni il medikit. Bro, il medikit. Ah, ok. Stanno proprio qua. Bravissimo, era proprio quello che dovevi fare. Fenomeno incredibile, pazzesco, senza senso. Allora, vai. Io prendo lo shieldone a sto punto. Oh mio Dio. Dai. È partita male, ma ci stiamo piano piano riprendendo. No, raga, i materiali. Mi devo fare i materiali. Stiamo messi malissimo. Vai, 28. 27, bravissimo. Ah, raga, ma la tempesta. Bravissimo, raga. Cioè, se le... Oh, passi. Raga. Godo. Raga, c'ha bende. Questi, ma... raga, lui se ne sta andando. Vabbè, me le tengo, va. No, passi qui. Non mi posso permettere un altro fight. Allora, vieni qui, fire. No, Fire, dove vai? Oh, Fire, dove vai? No, mannaggia la miseria, raga, mi sta scappando di continuo. No! Raga, ma... sì, vabbè. Oh, ma questo ci ha rotto le scatole, quello è quello di prima, eh? Vabbè, non ho nulla da lontano. Questi ci hanno chiuso tutti così a panino. È un macello, raga. Veramente un macello. Oh, passi qua. No, raga, mi sono boxato con questo. Bombatissimi. Madre mia, ragazzi. Che bombata che abbiamo tirato a questi due. Ok. No, oddio. Quattro impulsi sembrano un po' esagerati. Quindi mi prendo il cecco. Mamma mia, raga. Qui che abbiamo combinato. Ma non c'è un medikit per lui? No, mi sa di no. Passi di nuovo qui. Ma dove... Ah, stanno sopra, secondo voi? Sì, secondo me sono lì sopra. Io non ho capito. Lui è... Ok, raga. Ok, raga. 105, bravissimo. A chi ha killato? Ah, di qua però. Bene, per me possiamo andare a vedere. Non pensavo mi uscisse in faccia. Raga, l'ho messo one shot, ma non so come dirglielo ovviamente. Bravissimo.
Bravissimo. Ho preso altri danni da caduta. No, Fra, mi servire... Oddio. Sto missando qualsiasi cosa. Mi servirebbe un medikit, ma siamo messi veramente male sotto questo punto di vista. Il pump non se lo prende? Non se lo sta prendendo lo spasso viola? Mamma mia, raga, shieldoni e medikit sarebbero proprio la salvezza. Raga, non mi posso proprio far ittare dalla tempesta. Lì c'era una chest, ma che fai? Come fai ad andarla a prendere? Mannaggia, raga, quel Bruno Mars l'avevo pure ittato, quello lì a Pinnacoli. Vai. Niente. Mannaggia. Perché lui no, ma io sono proprio one shot, raga. Cioè, sono proprio one shotissimo. No, bro, ma io attualmente non cercherei il fight. Ci dobbiamo curare in tutti i modi. O meglio, a tutti i costi. Io, raga, se lui continua a cercare il fight, lo lascio stare, perché... Ok, fire, bel compagno, eccetera, ma... Chiaramente io non mi posso permettere di fightare in questo momento. Ah, raga, ho trovato il medikit. No, fatelo. Ah, no, vabbè, giustamente... Beh, oddio, in realtà se lo potrebbe far lui. Ok, ne ha trovato un altro. Perfetto. Meno male. Meno male. Qua pure. Qua ancora non hanno lootato. Perfetto, raga. Che non hanno... Dai, uno shieldone lo troviamo adesso qui. Su che lo troviamo. Il medikit ormai non serve più neanche a lui. Niente, adesso che non mi servono più i medikit me li sta spammando, va bene. Siamo di nuovo tre team, in 6 tre team. Sai che quasi quasi la mammuttona al posto del cecco, sì? No, non me l'ha lasciata però, se l'è ripresa. Vabbè, non lo so per quale... bello lo shieldone. Ma che me l'ha attirato? Me l'hai un po' tirato giù, eh? No, raga, se l'avessi visto prima, raga, quello lì lo massacravo. Ce n'era uno e stava fermo col cecchino. Ma che la... No. Ok. Secondo me non mi ha visto a me qua sotto, eh. Se poco si espone un attimino. Però non ti fa rittare, mi raccomando. Resisti. Dio. Dai. No, così però troppo poco. Troppo poco tempo. Ma non ci credo mai. Fenomeno, raga. Fenomeno questo. Un fenomeno, raga. Che vedevo fa? Ma poi non ho neanche capito come ha fatto a prendermi. Cioè, pensavo di essere coperto, invece mi sa di no. Oh, tipo c'avevo un piedino. Oppure non lo so, raga. Questo, raga, solo col cecco lo tiriamo giù, eh. Questo c'è proprio, lo dobbiamo... Guardalo, come va aggressivo. Porca miseria. No, raga, questo è un fenomeno. Questo è un fenomeno proprio. Questo è veramente un fenomeno. Ma dai, come non mi è entrata la hit. No, è il Bruno Mars, raga, quello che avevo messo one shot prima. Ma stai scherzando, vero? No, perché... Cioè, veramente sembra una presa in giro. Mamma mia, raga, un fenomeno. No, non era neanche messo così bene. In realtà mi bastava tirargli una hit. Ma infatti per un attimo stavo quasi per non editare, ma rimanere lì per cercare la hit. Ma ovviamente troppo forte. Troppo forte, ragazzi. Veramente. Cioè, questo è un fenomeno proprio. Però dovremmo aver fatto un sacco di punti, perché 10 kill, terza posizione. Infatti ci andiamo a prendere oro 1. Non male, ragazzi. Non male. Dai, tentiamo l'ultima, ragazzi. Abbiamo il tempo proprio giusto per fare l'ultima, perché siamo a 52 minuti. Diciamo che come va, questa è proprio the last one. Ecco, vedete, 52 minuti e via. Sì, raga, questo, cioè, si sta bombando tutto. Cioè, un fenomeno. Ma io rosico solo perché sta con poco di vita. Perché, cioè, questo vuol dire che se io l'avessi ittato mezza volta, me lo bombavo. Comunque, se fossi... hanno vinto. Se non avessi subito quella hit mentre usavo l'impulsi, magari ce l'avrei anche fatta. Davvero un peccato. Però lui è veramente troppo più forte. No, raga, ma che mi ha quittato? No, raga, mi ha quittato.
Dai, l'ultima ce la facciamo da soli. L'ultima ce la facciamo da soli. Ma ha abbandonato Fire, ma avevo sentito che aveva rimesso pronto. No, raga, mi ha droppato così. Potevo quittare, facevo ancora in tempo a quittare e startarne un'altra. Tanto ormai, raga, mancava poco. Ho detto, sai che c'è? Concludiamo il video da soli. O con Fire o con nessuno. E vi dirò di più. Ce ne andiamo a Pinnacoli. Senza senso, a morire subito allo start. Roviniamo l'ultimo game così. Dai, alla fine oggi siamo andati bene, quindi ci sta a fare un ultimo game pazzo. Niente, raga, neanche un'arma per hittare da lontano. Naggia. No, c'era l'assalto qui. Non l'avevo visto. Raga, non l'avevo visto. Che devo fare? Non l'avevo visto. Raga, non potete capire quanta gente ci sta. No, ho hittato il muro sbagliato. E qui la chest. No, ma non ci credo. Vabbè, raga, mi ha spaccato tantissimo. Io stavo tranquillo. Questo mi ha hittato da sotto la serranda. Vabbè, ve l'avevo detto di che avremmo rovinato l'ultima partita. Speravo almeno di fare un fight. Ma va bene così, ragazzi. Va assolutamente bene così. Ci siamo fatti praticamente quasi tutti endgame. E niente. Allora, 0%, quindi non abbiamo perso manco niente. Quindi va benissimo. Detto questo, ragazzi, mi raccomando, lasciatemi il mi piace per supportare le ranked in reload, che secondo me ci possiamo divertire. Vi ricordo ovviamente il codice creatore GGYT, tutto grande, tutto attaccato alle cose oggetti di Fortnite. Fondamentale per supportarmi. Ogni due settimane il codice scanning, poi lo dovete reinserire. Iscrivetevi al canale se ancora non siete fatto per non perdervi tutti i prossimi contenuti. Ci mancherebbe altro. E vi ricordo sempre qui in alto a sinistra, nella lente ingrandimento, per cercare GGYT, trovate appunto tutte le mie mappe tozze e ve le potete giocare. Per me è tutto, ci ritroviamo domani con un prossimo video qui sul mio canale. Ciao ragazzuoli!